Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo di nuovo su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia. Dopo un piccolo periodo di pausa, in cui fondamentalmente il gioco è rimasto un attimo in disparte, quindi non abbiamo avuto molti eventi, non abbiamo avuto contenuti effettivamente da portare sul canale, infatti mi sono concentrato e dedicato su altro, ma adesso siamo ritornati in grande stile. Siamo ritornati in grande stile perché è uscita la nuova FEOD, quindi la stage 4 della nuova FEOD, che ha introdotto la LD e il rework di Barrett. Un rework direi abbastanza standardizzato per quelli che sono i metri che stiamo utilizzando adesso in Giappone, mentre invece l'LD sembra essere un qualcosa di un po' più carino. Fondamentalmente anche Barrett, così come tanti altri personaggi, ha guadagnato il Brave Damage Up, l'HP Damage Up, l'ha guadagnato per lui e l'ha guadagnato per il party. Ovviamente non sto qui a riempirvi di dettagli, anche perché ne parleremo stasera in live direttamente su Twitch, dato che faremo le FEOD in live tutti quanti insieme. Quindi vi invito già a partire da ora, stasera, sul mio canale Viola, per affrontare insieme la FEOD, la nuova stage FEOD, e successivamente guadagnare anche la nuova targhetta. Nuova targhetta che vediamo se già qualcuno l'ha già presa dei miei contatti in game, possibilmente sì, credo di sì, anche perché oggi sto registrando un po' più tardi rispetto al solito. Vediamo se c'è già qualcuno che ha preso la nuova targhetta, anche se in realtà qua ancora nessuno ce l'ha, perché questa, eccola qui, abbiamo già la nuova targhetta, vedete? Questa è la nuova targhetta, la targhetta diamante. Quindi se prima avevamo questa targhetta un po' rosa shocking, che a me piace un casino, tra l'altro, adesso possederemo questa nuova targhetta, la targhetta di diamante, per chi completa tutte quante le stage delle FEOD, sia queste qua, Transcendence, ma anche quelle precedenti. Quindi se avete completato tutti i contenuti, diciamo, più avanzati del gioco, avrete ricompensati con quella targhetta. Finora il massimo è questa. Peccato che non ci sia, peccato che non ci sia una specie di schema dove ti facciano vedere tutte le targhette. Dovrebbero farlo effettivamente. Comunque, detto questo, andiamo a vedere il banner di Barty. Ho conservato il free ticket di ieri sera, che non l'ho pullato appositamente per poterlo pullare stasera, e poi magari qualche ticket lo tiriamo insieme, giusto per vedere se riesco a trovare l'LD di Barrett. In realtà non lo cerco in maniera così assillante, se vogliamo dirla tutta, perché diciamo sì, è un buon personaggio Barrett, caruccio, però il fatto che io non ce l'abbia Viola comunque mi porterebbe praticamente a maxarlo, e non so se effettivamente voglio maxarlo. Comunque, intanto, giusto per sapere, vediamo se riusciamo innanzitutto a trovare la sua LD. Quindi free ticket andato decisamente male. Yuna è pur sempre la sinergica, come ultimo evento tra l'altro, per quanto riguarda queste FEOD. Abbiamo ben 500 ticket tondi. Io direi di buttarne al solito una cinquantina magari. Massimo, come dico sempre io, massimo 50 ticket. Giusto per vedere. Allora, 35 e 15. Il problema è che con questi ticket si vola come velocità. Quindi dobbiamo stare un attimo attenti, perché rischiamo veramente il tracollo. Allora, qui orbe dorata, quindi vediamo se magari già ce ne usciamo subito con Snow.
LDD Young, ovviamente, che già avevo, tra l'altro, anche perché il reprint di questo banner è per l'appunto l'LDD Young. Cosa che io già avevo, però giustamente il gioco me la deve fare droppare di nuovo. Qui 35 di Young, usciamo un attimo. Andiamo a fare un attimo il nostro metodo di chiamata. Ops. Stavo per buttare 5.000 gemme. Bene, orbo dorata. Vediamo se il nostro metodo del richiamo, la nostra tecnica del richiamo ha funzionato. In realtà, ripeto, non lo cerco Barret fondamentalmente. Però averlo, giusto per tenerlo da parte magari, non è male, non sarebbe male. Ex Young. Ok, proprio oggi siamo a tema. A tema Young. Bene, tiriamo gli ultimi 10. Ultimi 10 ce li guardiamo lo stesso. Però ripeto, non andrò avanti. Probabilmente pullerò poi i ticket che prenderò in più, no? I ticket in eccesso che prenderò praticamente durante gli eventi, durante tutte le altre robe, vedendo se magari mi esce Barrett. Ma come altri ticket lasciamo perdere così. Potevo essere contento con l'LD di Young se magari mi mancasse Young, ma Young io già ce l'ho, quindi purtroppo non è stato così. Comunque, detto questo, io vi rinnovo l'appuntamento per stasera sul mio canale Viola, dove parleremo più nel dettaglio del rework di Barrett. Dove parleremo anche nel dettaglio di queste feud, parleremo delle condizioni, visto che ci saranno comunque delle condizioni particolari da dover rispettare. E come sempre, io vi auguro buona fortuna se dovete ancora pullare in questo banner, sperando che possiate trovare il tutto con meno risorse possibili. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con me, vi aspetto stasera e come sempre, alla prossima.